terminali in ceramica realizzati qui al Centro Martinetti, una collaborazione che è nata tra il Comune e il Liceo Faccio. Sì, Comune e Liceo Faccio, aggiungerei le attività produttive che ancora ci sono a Castellamonte e che vivono sulla ceramica. Partendo dall'inizio possiamo dire che l'idea è venuta dal curatore, il professor Giuseppe Bertero della Mostra della Ceramica, che ha già curato l'edizione dello scorso anno, che ci teneva ad abbellire una delle sedi storiche dei punti espositivi della Mostra della Ceramica, andando a completare le tre colonne del Centro Congressi Martinetti, ovviamente con oggetti in ceramica. Abbiamo subito pensato di affidare la progettazione di questi oggetti a una delle eccellenze del nostro comune, che è il Liceo Artistico Felice Faccio, che sforna ogni anno tantissimi ragazzi che hanno tantissime idee e tantissima cultura artistica anche, ma che spesso non vedono realizzati le loro opere e i loro progetti. E quest'anno, tramite un piccolo bando di concorso finanziato dall'amministrazione comunale, i ragazzi hanno sviluppato una serie di progetti su terminali, quindi veri e propri capitelli per completare queste colonne, e la ragazza vincitrice ha poi potuto vedere il suo progetto completato grazie alla ditta La Castellamonte di Silvana Neri e Roberto Perino, che oltre a produrre stufe produce oggetti di ceramica su misura, su richiesta, e sempre tramite il contributo dell'amministrazione comunale queste opere sono state poste, vengono oggi inaugurate e rimarranno a memoria di un'eccellenza tutta castellamontese. Inaugurati oggi i terminali in ceramica realizzati dai ragazzi del Liceo Faccio di Castellamonte. Come è nato questo progetto? Il progetto è nato dalla volontà del curatore della 58esima mostra e dal sindaco di Castellamonte, Pasquale Amazza, quindi Giuseppe Bertero e Pasquale Amazza, che volevano trovare una soluzione per questi terminali rimasti incompiuti, perché il progetto non era stato ultimato, qui doveva esserci a Palazzo Congresso una passerella. E quindi noi abbiamo risposto come classi quinta B design ceramica e quarta E, però avendo questo progetto ci è stato richiesto a gennaio e avendo già preso in considerazione altri progetti, abbiamo detto che avremmo curato molto volentieri la parte progettuale, anche perché per noi è anche in funzione di una preparazione all'esame di Stato, però non avevamo più tempo per la realizzazione, ovviamente, perché abbiamo dei ragazzi, degli studenti, quindi non fanno le nostre attività a tempo pieno. E avevamo anche proposto all'amministrazione, proprio per questo motivo, di creare una sinergia con una gara d'appalto pubblica per un'azienda o un artigiano o anche un ceramista che poi volesse assumersi la possibilità di di realizzare concretamente il progetto vincente. Questo anche perché a mio avviso sarà nelle previsioni future della scuola, cioè la scuola deve essere presente col territorio in questo modo, nella fase progettuale, soprattutto per la sezione che riguarda il design ceramica, ma poi nella realizzazione, che sia di pezzi unici o a livello industriale, deve essere un'azienda, e quindi i nostri allievi escono e fanno anche questa esperienza di curatela del proprio progetto nell'azienda, e così si formano in maniera completa. Quanti sono i progetti che sono stati presentati ai ragazzi? I ragazzi che hanno aderito sono in tutto 23, sono stati presentati 23 progetti, ovviamente le due classi, essendo una quinta, sono quelli di quinta un po' più completi, quelli di quarta ovviamente, diciamo che manca ancora una parte più di computerizzata, però tutti ugualmente validi, perché io ritengo sempre che la parte, l'aspetto importante che un insegnante deve far sviluppare i ragazzi è l'aspetto creativo. Poi dobbiamo anche dare i mezzi perché la creatività venga letta, e quindi diamo prima di tutto gli strumenti del disegno, dello schizzo, e poi è chiaro che oggi ci siamo veramente buttati a capofitto nello studio della rappresentazione del design digitale, perché questo viene richiesto anche e soprattutto per avere un riscontro con la parte dell'innovazione
industria, quindi economica e produttiva, del poter essere realizzato con delle stampanti. Questo non vuol dire assolutamente sostituire il lavoro dell'artigiano, perché comunque l'artigiano è sempre presente anche in questo aspetto di stampante 3D.